Ciao a tutti amici dell'olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei risultati delle potature a vaso policonico sugli olivi plurisecolari. Io sono Michele Orazio Giannone, gestisco e conduco personalmente più di 1200 piante di olive divise in oliveti in asciutto e irrigati tra piante giovani, secolari e plurisecolari. Oggi, a seguito dell'introduzione nella nostra azienda olivicola del vaso policonico, faccio semplicemente delle osservazioni appunto relative alla potatura a vaso policonico. Qui, ad esempio, come possiamo vedere, ci troviamo di fronte ad una pianta che è una pianta plurisecolare all'incirca 200 anni e come possiamo vedere nella parte in basso questa era completamente scappata in alto e come possiamo vedere nella parte in basso sta iniziando a emettere un'elevatissima quantità di foglie. Infatti, se guardate qui dietro, tra breve, continuando ad andare di là, non mi vedrete più. Quindi questo perché tagliando nella parte di sopra, lasciando solo delle piccole cime nella parte superiore, questa pianta, come molte altre piante che adesso andiamo a vedere, stanno spostando la maggior parte della loro vegetazione nella parte più in basso, che adesso vi faccio vedere un po' più da vicino. Queste sono tutte delle foglie nuove, ecco, probabilmente proprio grazie al vaso policonico si stanno sviluppando un po' tutte nella parte più in basso. Guardate qui che foglie, questa è una varietà molto vecchia, è una varietà locale, non so precisamente come si chiami. Questa è la pianta, è un piantone enorme. Quindi praticamente in questa parte più in basso sta creando un'elevata quantità di nuovi rami. Questo è sicuramente positivo per quanto riguarda la raccolta, ma comunque non si può dire eccezionale per quanto riguarda il passaggio degli attrezzi nella parte di sotto. Quindi bisogna prevedere degli attrezzi che si riescano, diciamo, per quanto riguarda queste piante plurisecolari, bisogna prevedere degli attrezzi che si spostino di più rispetto alla classica trincia che si sposta solitamente il mezzo metro. Quindi qui bisogna prevedere magari delle trince o delle frise a giraffa che appunto riescono a penetrare nella parte più interna, proprio perché la chioma tende ad allargarsi di molto. Questi sono alberi che dovrebbero essere alti anche 5, 6, 7 metri, ma che se noi andiamo a tagliare sempre la parte di sopra tendono a spostarsi in maniera significativa verso l'esterno e quindi l'unica difficoltà che poi ci abbiamo è quella sicuramente andiamo a facilitare la raccolta perché le piante ce le troviamo tutte in basso, ma nel passaggio degli attrezzi poi non riusciamo ad avvicinarci troppo. Ecco, come possiamo vedere qui abbiamo un'altra pianta plurisecolare che sto cercando lentamente di riportarla al vaso policonico e anche in questo caso, come possiamo vedere, qui quest'anno ho eliminato un paio di branche che praticamente arrivavano fin qui, quindi per sfoltire un po', perché questa è una varietà che tende ad andare in sovrapproduzione in alcune annate e a non produrre affatto in altre,
e anche qui possiamo vedere che praticamente abbiamo come distanza tra la parte esterna della chioma e l'albero, vediamo, sono 1, 2, 3, sono all'incirca 3 metri, forse poco di più, e quindi questo è un po' un problema su queste piante enormi, perché non riusciamo ad avvicinarci troppo con gli attrezzi. Magari qui che c'è spazio, allora possiamo andare un po' a retromarcia, ma qui non c'è verso di andare in retromarcia, perché altrimenti rompiamo il tronco, voglio dire rompiamo questo ramo, e quindi bisogna prevedere delle attrezzature che è tipo come delle trince a giraffa, riescano ad inserirsi e riescono ad andare più facilmente nella parte interna della chioma, proprio perché con la potatura a vaso policonico queste piante di enormi dimensioni, se noi continuiamo sempre a tagliare sopra, a lasciare poche cime e a portare tutto nella parte più in basso, poi non riusciamo con gli attrezzi ad avvicinarci troppo al tronco. Quindi, amici dell'olivo, ricapitolando, tutto ciò che riguarda il vaso policonico su piante plurisecolari come questa, possiamo dire che se si va ad adottare la raccolta manuale, quindi senza scuotitori, tutto perfetto, quindi ottimo per la raccolta manuale, perché abbiamo tutta la parte della chioma nella zona medio-bassa, quindi comodissima per andare a raccogliere. Ottimo anche per i trattamenti fitosanitari e appunto anche per la difesa, quindi concimazioni fogliari e così via. Ottimo per la potatura, perché comunque abbiamo la maggior parte delle branche in basso, e magari se dobbiamo fare qualche taglio in alto ne sono di meno e di minor diametro. Unica pecca è che su alberi grandi come questo bisognerebbe attrezzarsi con appunto degli attrezzi che riescano ad entrare, quindi che si possano spostare un po' di più e quindi che riescano ad entrare meglio nella parte più interna della pianta, perché come si diceva, tra la parte esterna della chioma e il tronco ci sono fino anche a 3 metri o addirittura di più. Ovviamente se poi insomma si ha la possibilità di avere degli scuotitori, la situazione cambia, perché il vaso policonico andrebbe costruito, anziché basso e largo, andrebbe costruito alto e più stretto, quindi bisognerebbe andare ad eliminare qualche pendaglia, e quindi la situazione cambierebbe, perché chiaramente nella parte medio-bassa riusciremmo più facilmente ad entrare con i nostri attrezzi. Quindi abbiamo anche altri alberi che abbiamo più o meno questa stessa situazione. E comunque, amici dell'olivo, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione, fatemi sapere che cosa ne pensate di quello che ho appena detto giù nei commenti, fatemi sapere un po' la vostra esperienza, e come sempre se avete delle domande o dei commenti fateli qui sotto, se il video vi è stato utile o di interesse vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace, se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!